In questo nuovo video andremo a creare delle decorazioni per il nostro albero di Natale e le cuoceremo e smalteremo sempre nel fornetto magico. Per creare i nostri addobbi natalizi avremo bisogno chiaramente della nostra argilla. Io sto utilizzando un'argilla bianca semirefrattaria. Poi avremo bisogno di un mattarello e di due stecche dallo spessore di mezzo centimetro, poi avremo bisogno chiaramente dei nostri smalti o cristalline preferite e di un forno per la ceramica oppure del fornetto magico per cuocerle a casa nel microonde. E dimenticavo chiaramente la cosa più importante che sono le forme natalizie in metallo di quelle che si usano per la pasticceria. Avviciniamoci al tavolo da lavoro e vediamo come fare. Ma come simpatico quel ragazzo, eh? <ride> Allora, come prima cosa posizioniamo la nostra argilla su un panno in modo da non farla attaccare al tavolo, posizioniamo le stecchiette che ci faranno da guida, le stecchiette sono da mezzo centimetro e iniziamo a stendere l'argilla col mattarello, in questo modo qui. In questo modo le guide non ci permetteranno di assottigliarla troppo, ma fermeranno lo spessore appunto al mezzo centimetro che va bene per questo tipo di decorazioni. Una volta che abbiamo steso la nostra argilla, la trasferiamo poi su un piano di legno, in questo modo qui, e siamo pronti a tagliare le forme che ci interessano. Quindi iniziamo a tagliare nell'argilla le forme che ci interessano spingendo la nostra forma, in questo modo, eccola qui, e delicatamente. La stacchiamo e la poggiamo sul nostro piano, in questo modo. E procediamo con le altre forme. Le forme un po' più piccole sono un po' quelle più scomode da, da portare fuori dalla, dalla formina di metallo, ma possiamo poi, una volta appoggiate sul piano, aiutarci con un mattarello piccolino e stenderle un pochino, in questo modo. In questo modo qui, in modo da appiattirle e farle asciugare completamente piatte. Continuiamo con le altre forme. E l'argilla che avanza possiamo impastarla nuovamente e stenderla per creare le altre forme. Una volta che ho creato tutte le mie formine, vado a fargli un foro che ci permetterà poi di appenderle con un filo. In questo modo qui con un punteruolo faccio un foro su tutte le forme. Cerco di non farlo troppo al bordo altrimenti si potrebbe rompere l'oggetto in fase di cottura o di asciugatura. In questo modo qui e prima di fare la cottura a biscotto le dovremmo lasciare asciugare completamente queste che io avevo creato in precedenza si sono già asciugate e potete vederlo sia perché diventano di un grigio più chiaro che poi cuocerà bianco sia al tatto sono, sono secche quindi adesso siamo pronte per metterle nel fornetto magico e fare la cottura a biscotto vi lascio qui sul canale in descrizione il video per, per gli step della cottura a biscotto nel fornetto magico quindi che faccio? Le inserisco nel fornetto magico tutte quante. Queste che non sono smaltate si possono anche toccare fra di loro perché non ci saranno problemi e quindi vado a impostare i vari step per la cottura nel microonde. Una volta che avremo cotto le nostre creazioni e il fornetto magico si sarà raffreddato, possiamo tirar fuori le nostre creazioni e smaltarle Allora per queste creazioni ho preparato due smalti Uno è una cristallina La VLP 4059 della Colorobbia Una cristallina blu eh, Quindi trasparente, velata Ed è bellissima perché appunto Avendo il fondo bianco eh, Apparirà un poco il fondo sottostante E l'altra è un mix Di un, uno smalto rosso della, sempre della colorobbia mischiato con uh, della cristallina trasparente in modo da, da creare una velatura perché non avevo una cristallina rossa e quindi sto facendo questo esperimento tagliando quasi a metà il, lo smalto rosso con la cristallina trasparente. Inizio con la cristallina rossa. Per smaltare questi oggetti mi aiuto con un filo di rame. Questo è un filo di rame, va benissimo a qualsiasi filo di ferro. E faccio un uncino, e praticamente vado a infilare. La creazione in, modo, in questo modo qui, l'appendo la e quindi la immergerò completamente eh, nella, nello smalto, in questo modo qui. La tengo qualche secondo, la tiro su e la lascio scolare per bene. Una volta che lo smalto, in pochi secondi, si sarà completamente asciugato, lo posso poggiare sul, sul tavolo da lavoro e continuare a smaltare gli altri. Quindi passo allo smalto azzurro alla cristallina blu diciamo faccio lo stesso lavoro sia con la stella sia col cerchio ricordatevi tra un'immersione e l'altra se passa molto tempo diamo una bella girata allo smalto quando lo smalto si è asciugato bisogna togliere lo smalto da dentro il foro perché sia nella smaltatura saranno appesi su un filo di cantal Durante la cottura a smalto, ma sia perché poi vogliamo metterci un filo per appenderle al nostro albero, quello che utilizzo io è uno scovolino per i denti, è la cosa migliore che, che ho testato per fare questo lavoro, di una grandezza abbastanza grossa. E che faccio? Prendo l'oggetto e lo inserisco nel foro e pian piano giro finché tolgo tutto lo smalto dal, dal forellino. E lo faccio per ogni pezzo. Quindi adesso che il forellino è pulito possiamo smaltarli. Ci riavviciniamo con la telecamera così vi faccio vedere i due modi con cui li smalto. Quindi ho già inserito i miei supporti, i due supporti che terranno la stecchietta di cantal. Ma prima vado a appoggiare quindi le zampe di gallina e appoggerò il cerchio, un cerchio e l'altra zampa di gallina qui per l'altra stellina. In questo modo. Poi che farò? Infilerò gli altri nella stecchetta, quindi avrò i miei tre oggetti nella stecchetta e vado a posizionare la bacchetta sui supporti. In questo modo farò attenzione che i pezzi sulla, sulla stecchetta non si tocchino fra loro e non tocchino i supporti e non tocchino neanche gli oggetti smaltati sul fondo. Vi faccio vedere meglio. Quindi adesso andrò a chiudere con il coperchio e metterò in forno a 800 watt nel forno a microonde a 800 watt per 35 minuti e vediamo come sarà la cottura imposto 800 watt per 35 minuti e avvio eccole qui che sono uscite dal forno sono ancora un po' calde Adesso aspettiamo che si raffreddino e le tiriamo fuori. Ecco qui che le nostre creazioni si sono raffreddate e raffreddandosi i colori sono ancora più brillanti, sono uscite bellissime, adesso ve le faccio vedere da vicino. E avete visto com'è stato super semplice stendere la nostra lastra, tagliare le nostre forme, fare la prima cottura a biscotto, smaltarle, rifare la cottura a smalto ed avere le nostre creazioni pronte per essere appese su un albero o in qualsiasi altro posto della casa. Come al solito vi lascio il link per acquistare il fornetto nella descrizione di questo video. Video e come al solito, se vi è piaciuto, mettete un like, condividete ma soprattutto iscrivetevi al canale e fate iscrivere magari i vostri amici e le vostre amiche appassionate di ceramica. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video sulla ceramica. Un saluto, a presto! Ciao ciao! <ride> che simpaticone questo ceramista, eh! <ride>